Buongiorno ragazzi, benvenuti a quest'ultima video lezione di storia per quest'anno scolastico. Oggi vediamo appunto l'ultimissima parte di questa guerra civile, vediamo come va a finire, vediamo che si introduce anche un nuovo personaggio del quale fino ad ora non abbiamo parlato, se non soltanto accennando. Quindi vediamo subito di che cosa si tratta. Allora, dunque, alla morte di Cesare, il politico che, diciamo, poteva succedergli direttamente era un tale Marco Antonio. Marco Antonio era stato, il braccio destro del dittatore già ai tempi delle imprese in Gallia, per cui era un, seguace di Giulio Cesare. E appunto, come avevamo detto l'altra volta, Bruto e Cassio, cioè Cesaricidi, non avevano organizzato nulla per quello che sarebbe successo dopo la morte di Cesare. Quindi, nel momento in cui Cesare viene ucciso, è naturale quasi che un suo seguace, comunque un suo sostenitore, prenda il potere al suo posto. Allora, Marco Antonio nel 44 a.C. era console. E quindi che cosa fa? Fa una cosa molto astuta. Quindi, naturalmente prepara dei funerali di Stato per Cesare e non soltanto fa dei funerali di Stato, quindi attribuendogli grandi onori, ma mostra proprio il corpo di Cesare ai romani, che appunto possono rimanere inorriditi, di questa uccisione del dittatore, che comunque tutto sommato era amato dal popolo, perché, come avevamo detto, appunto aveva fatto delle azioni, aveva fatto delle leggi a favore delle fasce più deboli della popolazione. Oltre a questo, legge pubblicamente il testamento del dittatore, il quale lasciava comunque una parte del suo patrimonio a ogni singolo cittadino. Insomma, quindi con quest'atto sicuramente appunto la memoria di Giulio Cesare veniva enfatizzata nella popolazione romana, e quindi l'odio verso coloro che l'avevano ucciso si alimentava sempre di più. Marco Antonio, naturalmente, tutto questo non lo faceva per amore verso il dittatore scomparso, ma ovviamente anche per consolidare il proprio potere, perché aizzando la popolazione contro i cesaricidi, quindi contro coloro che avevano cospirato e poi avevano ucciso Giulio Cesare, e significava, diciamo, questa cosa significava dare più lustro alla sua figura e dare più potere appunto a Marco Antonio stesso. Quindi c'era un tornaconto personale. Marco Antonio però non aveva fatto i conti con un altro personaggio che entra in scena adesso, che è Gaio Ottavio. Andiamo a vedere bene chi è questo Gaio Ottavio. Allora, facciamo un attimo di dinastia Giulio-Claudia, innanzitutto Giulia in questa fase. Allora, il nostro Giulio Cesare, cioè Gaio Giulio Cesare, era figlio, come sapete, di Gaio Giulio Cesare, che a sua volta era figlio di Gaio Giulio Cesare. Ok? Voi sapete benissimo appunto che il primogenito riprende il prenomen, nomen e cognomen del padre. Gaio Giulio Cesare, padre, diciamo, aveva avuto, oltre a Gaio Giulio Cesare, che poi è diventato dittatore, una figlia femmina, che ovviamente si chiama Giulia, ok? Giulia, c'è scritto qua, Giulia Cesaris, che è andata in sposa a Marco Azio Balbo. Questa Giulia, sposata a Marco Azio Balbo, ha avuto come figlia Azia, cioè questa donna che naturalmente, essendo figlia di Marco Azio Balbo, si chiama Azia. Okay? Questa Azia ha sposato un certo Gaio Ottavio. Gaio Ottavio, che era anche questo cioè di una famiglia nobile di cavalieri, però appunto provenienti da Velletri, quindi anche questi insomma erano comunque una famiglia in vista. Ecco, Gaio Ottavio ed Azia hanno avuto due figli. Un maschio, che quindi si chiamerà Gaio Ottavio, perché appunto ve l'ho appena chiamato come Gaio Ottavio, e una femmina, che naturalmente si chiama Ottavia. La femmina va in sposa a Marco Antonio, quello di cui abbiamo appena parlato. Il maschio viene adottato da Gaio Giulio Cesare. Perché viene adottato? Perché Gaio Giulio Cesare
contemporaneamente ha avuto tre matrimoni con Cornelia Cinna, Pompeia Sulla e con Calpurnia, 1, 2, 3, dei quali solo il primo ha dato un figlio, o meglio una figlia, perché appunto nasce una figlia femmina che si chiama appunto Iulia Cesaris, ok? Quindi come la zia praticamente si chiama, che poi è andata sposa tra il resto a Gneo Pompeo, il nostro Pompeo di cui abbiamo parlato. Questo faceva sì che Giulio Cesare non avesse figli maschi, perciò, come abbiamo detto appunto nell'uso romano, quando non si avevano figli maschi e si voleva insomma comunque dare in eredità i propri possedimenti, i propri poteri, a volte anche in questa fase, a qualcuno, era necessario adottare un parente prossimo. Il parente più prossimo che poteva adottare appunto Giulio Cesare era questo suo nipote, perché come vedete appunto Giulio Cesare sarebbe di fatto il prozio, perché sua nonna era Giulia Cesaris, vedete? Perché sua mamma era Azia, sua nonna era Giulia Cesaris e il fratello di sua nonna era Giulio Cesare, ok? Per cui il fratello di sua nonna è suo prozio. So che è un po' complesso quando si parla un po' di parentele, però comunque sì, Giulio Cesare era suo prozio che lo e adottando diciamo diventa suo padre adottivo naturalmente. Perciò Gaio Giulio Cesare adotta Gaio Ottavio e Gaio Ottavio diventa Gaio Giulio Cesare Ottaviano, poi Augusto. Augusto lasciamolo perdere per il momento perché è un attributo che si fa dare nel momento in cui diventa imperatore. Però ancora in questo momento lo chiamiamo Ottaviano, lo chiamiamo Gaio Ottavio. Cioè, in realtà dovremmo chiamarlo Gaio Ottavio prima dell'adozione, dopo l'adozione dobbiamo chiamarlo Ottaviano e poi successivamente quando diventa imperatore lo chiamiamo Augusto. Il nome completo è Gaio Giulio Cesare Ottaviano Augusto. Bene. Stavo dicendo appunto che cosa succede, no, ma torno indietro un pochino ancora. Quindi Gaio Ottavio, o meglio Ottaviano in questa fase, quindi che cosa fa? Apprende della morte di Giulio Cesare, quindi di suo padre adottivo, nel 44 a.C. in Macedonia, dove lo stava attendendo per partire nella spedizione contro i Parti. Vi ricordate appunto che abbiamo detto che Giulio Cesare aveva previsto questa spedizione contro i Parti. Quindi lui torna dalla Macedonia e torna a Roma. Attenzione che Gaio Ottavio in questa fase, cioè in questo momento, ha 19 anni, quindi è giovanissimo, è un ragazzino. Quindi quando torna a Roma sa benissimo che non deve andare a combattere direttamente contro Marco Antonio, ma anzi si comporta in maniera molto rassicurante nei suoi confronti e sta facendo, diciamo, sta tessendo un po' la trama del suo gioco politico. Perché poi, quando Marco Antonio l'anno successivo cerca di conquistarsi il territorio della Gallia Cisalpina sottraendolo a Decimo Bruto, che era un altro dei cesaricidi, Ottaviano ne approfitta per fare una guerra proprio contro Marco Antonio. Per cui a Modena nel 43 si scontrano Ottaviano e Marco Antonio. Marco Antonio subisce delle perdite in realtà, perché Ottaviano ha comunque un suo esercito che lo segue, insomma, perché appunto che ritiene, un suo esercito che ritiene che lui sia il giusto erede appunto di Giulio Cesare, e Marco Antonio viene sconfitto in questa fase, benché sia lei con un altro dei sostenitori, diciamo, di Cesare, che è Marco Emilio Lepido. Però Ottaviano in questa fase fa un'altra cosa molto, molto astuta, che si rende conto che non è possibile sconfiggere Marco Antonio e Marco Emilio Lepido e prendersi il potere con la forza, ma anzi bisogna usare un po' di astuzia. Perciò che cosa fa? Incontra Marco Antonio e Marco Emilio Lepido per trovare un accordo e i tre firmano quello che è appunto il secondo triumvirato. C'era stato già il primo triumvirato, come sapete, la volta scorsa, quindi Cesare, Pompeo e Crasso è il primo triumvirato, Ottaviano, Marco Antonio e Lepido invece è il secondo triumvirato, che viene stretto appunto in questi anni. Quindi cosa fanno questi tre? Questi tre decidono di spartirsi il potere e decidono quindi di stabilire questa magistratura che sarebbe durata 5 anni. Questa magistratura in cui appunto loro tre si dividono il potere
E dopo vediamo sulla cartina quali sono le tre aree di divisione del potere. E nel frattempo, eccola qua la cartina, scusatemi. Allora, la cartina è questa. Quindi Ottaviano si prende la Gallia, la Spagna e l'Italia insieme all'Illiria. Invece Marco Antonio si prende l'Oriente, cioè dalla Grecia, poi tutta la Bitinia del Ponto, la provincia romana d'Asia, la Siria, l'Egitto, e l'Africa rimane a Lepido, che era un po' il più debole dei tre. Ma quello che volevo, sul quale volevo soffermarmi un pochino, era questo. Che quindi questi tre personaggi che cosa fanno? Scrivono delle liste di proscrizione, cioè quindi fanno delle liste in cui denunciano pubblicamente tutti coloro che si erano opposti alla Repubblica, quindi insomma, si erano opposti a Giulio Cesare, di fatto, e li condannano. Li condannano e tra questi, appunto, viene messo a morte anche Cicerone, che viene appunto raggiunto dai sicari di Antonio, e quindi sono appunto queste persone che seguono Antonio, un sicario, una persona che appunto viene pagata per uccidere qualcuno, l'abbiamo detto anche la volta scorsa, quando abbiamo parlato di... Scusatemi, oggi... Sta volando. Allora, dicevo, i sicari sono appunto delle persone che vengono pagate per uccidere qualcuno. Marco Antonio paga questi sicari per uccidere Cicerone. La testa e le mani di Cicerone vengono esposte appunto nel foro e lasciate al pubblico ludibrio. Dopo aver appunto messo a morte Cicerone, accusato naturalmente di aver cospirato contro Giulio Cesare, eccetera, eccetera, e appunto sostenitore della Repubblica. Nel 42 a.C., a Filippi, quindi in Grecia, viene combattuta una battaglia contro i cesaricidi, che sono Bruto e Cassio, naturalmente, coloro che appunto hanno messo a morte Cesare, cioè ucciso Cesare con le coltellate, e Bruto e Cassio, prima di essere diciamo, catturati da Marco Antonio, vengono appunto... Cioè, decidono di suicidarsi essenzialmente. Allora, se guardate la cartina, tra il resto a pagina 519 sul vostro libro, trovate appunto sia l'indicazione della battaglia di Modena del 43 a.C., sia quella di Filippi nel 42 a.C. Okay? Quindi la trovate appunto in Grecia, cioè in Macedonia. Ecco, quindi questo è il discorso della cartina. Poi cosa succede? Che praticamente Marco Antonio, che nel frattempo si è preso la sua parte di potere in Oriente, decide di rifugiarsi in Egitto. Si rifugia in Egitto, appunto, e lì pensa di essere al sicuro, rispetto appunto alle mire espansionistiche di Ottaviano. Ma anzi, pensa anche che sia meglio starsi in Egitto, dove appunto coltiva una relazione con Cleopatra. Voi sapete che già Giulio Cesare appunto aveva avuto una relazione con Cleopatra. Anche Marco Antonio cede, diciamo, alle lusinghe di questa donna molto affascinante che nel frattempo sta reggendo l'Egitto. E nel frattempo Marco Antonio pensa appunto che Ottaviano, in preda, diciamo, al Senato a Roma, farà una brutta fine. In realtà è proprio l'opposto, nel senso che cosa succede? Succede che Ottaviano, agli occhi dei senatori, diventa quasi il salvatore della Repubblica nei confronti di Marco Antonio, che invece si lasciava andare al lusso e a tutte le sfrenatezze della vita orientale. Qua vedete in questo film è raffigurato appunto come ricoperto d'oro e quindi che si lascia andare a tutte queste ricchezze. Ecco, quindi che cosa succede? Che poi appunto arriva un momento in cui Ottaviano decide di scontrarsi proprio con Marco Antonio. Questo momento avviene appunto nel 31 a.C. Nel 31 a.C. si fa la battaglia di Azio. Azio si trova, lo trovate che è sempre questa la cartina a pagina 519, è sulla costa occidentale della Grecia, ok? Quindi vicino appunto al Golfo d'Ambracio. Nel 31 a.C. c'è la battaglia di Azio. Qua vediamo raffigurata sulla nostra cartina il campo di Ottaviano e quello di Antonio, qua un campo maggiore e un campo minore. Qua vediamo la flotta schierata, quella di Antonio e quella di Ottaviano, e sappiamo che la flotta di Ottaviano riesce appunto a sconfiggere quella di Marco Antonio. Marco Antonio torna in questo momento poi di nuovo in Egitto, ma l'anno successivo in realtà si suicida.
e poi si suicida anche Cleopatra facendosi uccidere, si dice, dal veleno di un serpente. Vi chiedo di approfondire un pochino da soli la figura di Cleopatra, che è molto interessante, perché appunto Pascal diceva che se il naso di Cleopatra fosse stato più corto, tutta la faccia del mondo sarebbe cambiata, perché appunto il fascino di questa donna ha dettato un po' le sorti di questa Repubblica Romana. Questo è molto interessante, no? Bene, che cosa succede? Quindi questa è la situazione nel momento in cui Ottaviano, poi dopo aver sconfitto ad Azio la flotta di Marco Antonio, si appropria anche dell'Egitto, cioè fa sì che l'Egitto diventi effettivamente una repubblica, cioè una provincia romana. Quindi l'Egitto viene conquistato dopo la morte di Cleopatra, che appunto decide di suicidarsi piuttosto che cadere nelle mani di Ottaviano. E Ottaviano, guardate un po', a 32 anni diventa padrone incontrastato di tutti questi territori in giallo. Cioè, quindi, appunto, vediamo un po' l'Italia, l'Illirico, la Gallia, la penisola iberica, quindi l'Ispania, la Macedonia, cioè l'ex Grecia essenzialmente, la provincia romana d'Asia, la Bitinia al Ponto, la provincia romana di Siria, l'Africa, non so se l'ho già detto, e adesso, appunto, nel 31 a.C., l'Egitto. Ecco. Qua è il momento in cui ci fermiamo, cioè nel 31 a.C. finisce il periodo della guerra civile, perché appunto sconfitto Marco Antonio, Ottaviano diventa padrone incontrastato di tutto questo territorio, finisce quella che si chiama anche epoca ellenistica, di cui abbiamo parlato l'altra volta, che era quel periodo lunghissimo che va dalla morte di Alessandro Magno fino appunto alla battaglia di Azio, e con questo si conclude anche il nostro percorso scolastico per il primo anno. L'anno prossimo che cosa vedremo? Vedremo appunto quelle che saranno le conquiste di Ottaviano, che sono i territori in verde, e poi i territori, cioè in verde più scuro, e poi i territori in verde più chiaro, per cui anche quella è la zona che interessa un po' di più a noi, perché appunto la Val d'Adige, okay, quindi anche le zone corrispondenti all'attuale Bolzano, e le Alpi, e poi insomma vedremo un po' tutto quello che succede con l'impero romano e poi i primi secoli del Medioevo. Nel frattempo vi ringrazio per l'ascolto e vi auguro una buona estate.